Santa Cruz ha appena sfiorato. Noi stiamo facendo del tutto per non passare i nostri impianti a CEA Lungo, perché l'acqua deve rimanere pubblica, l'acqua è un bene inalienabile. E questo è parte, questo bussolotto, che diciamo così in senso amichevole ma simpatico, è una parte, è semplicemente una parte di questo oggetto che dicevo prima, tre valenze, ne aggiungo una quarta, e cioè l'acqua deve rimanere pubblica. Io penso ai comuni dei dintorni che hanno fatto il passaggio a CEAO 2 e credo che è meglio non parlarne. Qui da noi un permesso per un allaccio di un'acqua di cantiere siamo sull'ordine dei 2-3 giorni, in un paese più vicino siamo sull'ordine di 6 mesi, con tutti i danni all'economia